Pomeriggio, buon sabato pomeriggio, siamo live. Grazie per essere qui. Come sempre, questa sera abbiamo un ospite di eccezione, il dottor Luciano Lozio e ovviamente il dottor Francesco Caritano. Buonasera. Salve, salve, buonasera. Prima di presentarli, vi ricordo di salutarci, vi chiedo di farci sentire la vostra presenza perché su questi canali stiamo andando in diretta su Facebook, Instagram e YouTube e se fate sentire la vostra presenza mandando un saluto, salutandoci nei commenti, Facebook fa vedere la diretta a più persone. Quindi fateci sentire la vostra presenza e ovviamente fateci tutte le vostre domande nei commenti, siamo qui per questo. Intanto presentiamo il dottor Francesco Caritano, che molti conoscete, appunto biologo nutrizionista, e il dottor Luciano Lozio, farmacologo e docente universitario. Io lascerei la parola a Francesco per introdurre, al dottor Francesco Caritano, per introdurre il perché di questa diretta e appunto il perché proprio in questo momento storico. Allora, sì, innanzitutto ringrazio Luciano diciamo, per la presenza, perché fuori onda mi ha appena detto che è stato coinvolto tutta la settimana, pieno di dirette, roba, registrazione, roba varia. Oggi è qui con me, di sabato, tra l'altro. E quindi parleremo. L'argomento è molto interessante perché alimentazione, probiotici e immunità. Quindi dovete continuate a scriverci, a salutarci. Scrivete anche da dove scrivete, da quale città scrivete, perché è bello saperlo. Diciamo, l'argomento è di piena attualità, scusatemi, perché ovviamente vivendo in un periodo un po' difficile, continuiamo a vivere in un periodo un po' difficilotto, come sapete già ormai da tempo, cambi di colori di zona, di regione, di quello che volete, però ancora purtroppo la situazione è, diciamo, non bella, ecco, diciamo, da questo punto di vista. E quindi, diciamo, prendersi cura della persona, prendersi cura della propria alimentazione, dello stile di vita, prendersi cura dell'intestino, che poi diffusamente parlerà il dottor Lozio, e dei probiotici, del mondo della probiotica. Diciamo, ovviamente è una cosa estremamente importante. Molti la sottovalutano ancora, purtroppo, ma ovviamente è diventata una realtà che non si può ovviamente trascurare. Diciamo, se com io comincerei, diciamo, a parlare un po', poi lascerei la parola a Luciano, perché ovviamente dando spazio alle domande. Prima di cominciare vorrei dire solamente una cosa. Non scrivete domande molto lunghe, perché poi rischiamo che non riusciamo a leggerle tutte. Cercate di scrivere concetti concreti, e cerchiamo di, anche perché date la possibilità sia a me che al dottor Lozio di poter rispondere. Questa è la premessa che vi faccio. Allora, quindi io partirei da una slide che ho preparato per voi, che è poi come si dice, se riesco a beccarla, eccola qua, una slide che ho preparato per voi, ma era un mio vecchio articolo, che scrissi tempo fa, di come rendere efficiente il nostro sistema immunitario. Perché il sistema immunitario, come lo stesso Luciano Lozio afferma, è talmente complesso, che forse ancora tutte le funzioni non le conosciamo bene alla perfezione. Ma addentrarmi in un mondo del genere però è molto intrigante. Fra un mese vi ricordo che uscirà
il mio libro sul sistema immunitario, SOS sistema immunitario, l'ho chiamato in questo modo, proprio il sistema immunitario che chiede aiuto a noi per difenderci, ovviamente ne avete uno scudo qui perché ovviamente ci deve difendere. Diciamo che il libro non l'ho scritto perché l'ho scritto insieme ad altri 8 medici in Italia, non l'ho scritto per il Covid, non l'ho scritto per i vaccini, non l'ho scritto per nulla, ma l'ho scritto soltanto perché ovviamente non sarà solamente il Covid, noi siamo immersi miliardi di patogeni e ovviamente il nostro sistema immunitario ci deve proteggere, deve essere efficiente, deve essere ben allenato, e quindi ovviamente perché è giusto che sia così. In questa slide che ho preparato vedete che i concetti fondamentali su cui dobbiamo cercare di agire per renderlo efficiente questo sistema immunitario sono innanzitutto non fare diete ipocaloriche. Questo è un concetto che oramai chi mi conosce, io ormai collaborando anche col dottor Speciani portiamo avanti questo discorso della basta ancora col conteggio calorico, non siamo macchine bombe calorimetriche, non siamo macchine che bruciano le calorie, cioè bruciano i nostri cibi per ottenere calorie, ma dobbiamo cercare di capire come mangiare e sicuramente dobbiamo non fare quelle bruttissime diete ipocaloriche. Dietro ovviamente c'è una spiegazione che ho cercato nelle varie dirette di spiegarvi, che è la leptina, che è l'ormone più importante che abbiamo a livello metabolico, uno dei più importanti che viene secreto dal tessuto adiposo. Questa leptina raggiunge l'ipotalamo e lo raggiunge bene, cioè la sua diciamo condizione per far sì che questo ormone metabolico raggiunga bene, diciamo, l'ipotalamo è proprio la normocaloricità, cioè della dieta, cioè non, perché quando c'è poco cibo, ovviamente gli adipociti da cui viene secreto, ovviamente tendono a farne uscire meno di questa leptina. E quindi ovviamente questa leptina che cosa fa a livello ipotalamico? A livello ipotalamico ovviamente va ad attivare attraverso l'ipofisi poi i 4 assi metabolici più importanti che sono la tiroide, facendo quindi macchina metabolica, va ad attivare le gonadi, quindi l'asse diciamo della fertilità, va ad attivare il GH, quindi l'asse del muscolo, e va ad attivare l'asse del surrene, quindi il nostro sistema immunitario. Quindi mangiare poco, mangiare diciamo in quantità diciamo bassa, va ad abbassare anche le nostre difese immunitarie. Però ovviamente è importante anche, qui non ve l'ho scritto, seguire anche il concetto della crononutrizione, stra importante. Ne parlano poco della cronobiologia, se ne parla poco perché la cronobiologia bisogna mangiare ad orari, ovviamente se rispettando il flusso ormonale. Se io vado a mangiare molto la sera, vado a disturbare ormoni come la melatonina, come il GH, come la leptina stessa. Se vado invece a mangiare più al mattino, vado a stimolare altri ormoni, ormoni tiroidei, il cortisolo ed altri ormoni che sono rivolti ad altre funzioni, che sono le funzioni cataboliche. Quindi il famoso detto, colazione da re, pranzo da principe, cena da poveri, è ovviamente da rispettare, ma questa era la dieta dei nostri nonni, la dieta che facevano i nostri nonni, cioè mangiavano molto al mattino e la sera mangiavano pochissimo, cioè veramente cenavano anche prima la sera. Io mi ricordo, faccio sempre l'esempio di mio nonno che era vecchio medico di un tempo, mangiava alle 5 del pomeriggio, ma mangiava qualcosina così. E non dico di fare con i ritmi di oggi, purtroppo cene da poveri perché magari abbiamo degli stili di vita un po' diversi, però ovviamente si può cenare un po' prima, si può cenare alle 19, 19:30, cioè, e si può anche mangiare di meno perché ovviamente si vanno a compromettere questi ormoni che ho appena detto.
Poi no zuccheri, dolcificanti e farine raffinate, come vedete scritto, è importantissimo perché ovviamente la nostra alimentazione oggi è piena di zuccheri, dolcificanti e farine raffinate. E a chi mi fa la domanda spesso di dire: ma gli zuccheri, i dolcificanti sono diversi? No, danno lo stesso identico flusso insulinico. Perché se prendo lo zucchero, se metto il dolcificante le metto sulle papille gustative, il segnale che arriva al cervello è sempre un segnale di dolce. Quindi l'ipotalamo ovviamente non riesce a riconoscere tra zucchero e dolcificante, quindi manda un segnale al pancreas, alla beta cellula, e fa secedere l'insulina, che se viene secreta tante volte, l'unico ormone, vi ricordo, ipoglicemizzante che abbiamo, se viene secreto più volte nella giornata, ovviamente si crea un disastro, perché abbiamo un processo, diventa pro-infiammatorio, oltre a trasportare poi questo zucchero, se si viene a creare una situazione che si chiama resistenza insulinica, si va a creare, cioè l'insulina non riesce ad agire sui propri recettori, soprattutto sui GLUT4 a livello muscolare, quindi il fatto che non riesce a portare zucchero a livello del muscolo, quindi l'insulina rimane alta nel sangue, e poi questo zucchero lo deve portare da qualche parte. Dove lo porta? Lo porta a livello del tessuto adiposo e lo trasforma in trigliceridi, quindi lo trasforma in grasso. Quindi dobbiamo cercare di capire che zuccheri dolcificati e farine raffinate sono veramente, creano questo processo infiammatorio. Io parlo sempre, quando parlo di queste cose, parlo di un'infiammazione non acuta, perché l'infiammazione può essere distinta tra acuta e cronica, parlo di un'infiammazione cronica di basso grado, che è quella più pericolosa, ovviamente, quella che non si vede, quella silente, quella sistemica, quella che io chiamo la brace, che praticamente non vediamo il fuoco alto, ma vediamo che appena appoggiamo la mano ci scottiamo, appena mettiamo un fazzoletto si degrada, quindi veramente succede veramente un gran casotto se abbiamo un corpo infiammato, soprattutto su queste infiammazioni. Variare più possibile l'alimentazione, perché ve l'ho scritto, perché oggi siamo monotoni nell'alimentazione, ovviamente col dottor Speciani, le food sensitivity, che sono il nuovo nome delle intolleranze, del vecchio nome intolleranza alimentare, non sono altro, mica abbiamo un cibo amico, un cibo nemico, queste sono le cretinate che sentono dire a volte, no? Quel cibo mi fa male, quel cibo è andato in overlap, è andato in sovraesposizione, ha raggiunto la soglia infiammatoria, quindi quel cibo ti sta facendo male perché hai superato la soglia, ne stai mangiando troppo, siamo troppo ripetitivi. Se decidiamo di mangiare il frumento, decidiamo di fare frumento, orzo, farro, kamut, tutti i cereali che hanno il glutine, e sappiamo bene oggi che il glutine, a parte, è pieno di glifosato, che è, diciamo, un pesticida che viene, che l'America è vietato in America, ma in Italia no, quindi ovviamente non solo mangiamo veleno in questo senso, ma poi andiamo in caso di malattie autoimmuni in cui c'è già un'alterata permeabilità intestinale, questo glutine fa liberare zonulina, quindi apre le maglie di più dell'intestino, l'intestino che monostrato cellulare lascia passare ciò che non dovrebbe far passare, quindi ovviamente si sviluppano poi infiammazioni locali sistemiche, e quindi ovviamente manda in disorientamento il sistema immunitario, che per il 65-70% sta a livello dell'intestino, ma poi questo argomento verrà trattato da dottor Lozio. Corretta idratazione, perché l'ho detto? Perché anche su questo aspetto vedo che c'è molta, dici, ma io quanta acqua devo bere? Allora, non dobbiamo aspettare la sete per bere, perché già quando c'è la sete già siamo in disidratazione. Un vecchio medico di un tempo diceva che la disidratazione, anche da lì iniziano molte patologie, perché il corpo tende poi all'acidosi, tende ovviamente all'acidosi tissutale, ovviamente l'acqua è un buon veicolo di minerali e dovrebbe essere considerato come un vero e proprio alimento l'acqua, che porta ovviamente minerali all'interno della cellula, ma poi ovviamente scarica via le tossine dalla matrice extracellulare, facendo defluire queste tossine poi nel circolo linfatico. Vedete che ho messo sonno ristoratore,
E qui ovviamente anche un altro mio cavallo di battaglia, il sonno, perché ormai sono 4-5 anni che me ne occupo, si sta perdendo la struttura del sonno, delle fasi del sonno, REM, non REM. Cioè, non è tanto importante la quantità di sonno, ma la qualità del sonno. È un sonno poco di qualità, in cui magari se fate un esame, per esempio, io ho fatto in ospedale molte volte, ho visto la polisonnografia, collaborando con uno pneumologo, molto spesso abbiamo molte fasi superficiali, ovviamente il soggetto non si sveglia perché non va oltre la soglia, quindi dove si sveglia, ma ci sono molte fasi superficiali. Ovviamente in quel caso quel soggetto la mattina vi dirà: io mi sono alzato stanco, mi sono alzato che molto, cioè, non ha avuto quel sonno ristoratore, quindi anche questo sonno non ristoratore indebolisce il nostro sistema immunitario, attraverso sempre il meccanismo della leptina. Pensate sempre alla leptina, quell'ormone che ve ne ho parlato. Salto questa parte perché sarà l'argomento salute intestinale, probiotici, la parte del dottor Lozio, e vado a dire le ultime due cose. Perché non vi voglio tediare infatti ho cercato di non mettervi tutte delle slide complesse con il complemento, l'immunità innata, acquisita, tutte queste cose qua, perché altrimenti diventava una diretta molto pesante, ma vedete, abbassare i livelli di stress, perché anche il nostro cortisolo abbassa le difese immunitarie, come noi siamo troppo oggi sottoposti a stressor. E ormai abbiamo capito che tutte queste notizie negative che stiamo purtroppo prendendo dalle TV, o che magari aspettiamo già la notizia di quanti sono i contagi della zona rossa, della zona arancione, della zona bianca, tutte quelle, cioè, i vari colori che abbiamo, ci portano stress. E questo cortisolo, ovviamente, se lo stress di breve durata, ovviamente sarà uno stress positivo, se di lunga durata andiamo in un distress, andiamo in uno stress cronico che va ad attivare il recettore nucleare che è l'NFKB con tutta una serie di situazioni pro-infiammatorie, di citochine pro-infiammatorie che vanno ad uscire, tra cui l'interleuchina 1 beta, il TNF-alfa, eccetera, eccetera. L'attività fisica, che anche qui ci va molto, ma molto leggera, io la considero come un vero e proprio farmaco. L'attività fisica dovrebbe essere veramente prescritta. Noi andiamo troppo leggeri, si dice a volte in una facciamo un po' di movimento, facciamo i 10.000 passi, facciamo i 6.000 passi, cerchiamo. No, sì, ho capito, facciamo quello nel quotidiano. Ognuno di noi ha questi orologetti che segnano i passi, eccetera, eccetera, ma bisognerebbe proprio fare regolarmente l'attività fisica, perché ovviamente, a parte il benessere che ci crea con la liberazione di endorfine e tutto il resto, ma veramente va a fortificare, va a formare questo famoso scudo che vedete qui per rendere efficiente il nostro sistema immunitario. Perché ho messo in alto, e lo dico per ultimo, gli integratori, le vitamine e tutto il resto? Perché, come dirà il dottor Lozio, le vitamine le producono anche i batteri, no? Alcune, non tutte le vitamine, ma la maggior parte le producono loro. Quindi mantenere poi l'eubiosi è ovviamente importantissimo, ma non dobbiamo, l'ho messo provocatoriamente queste sostanze, selenio, zinco, vitamina D, quante volte ho parlato della vitamina D? Sarei ripetitivo, oggi ho parlato della vitamina D, la regina del sistema immunitario, ma parlarvi della vitamina C, dello zinco, del selenio, eccetera, eccetera, ma anche, vedete, zenzero, curcuma, echinacea, quindi omega 3, quindi anche azioni antinfiammatorie. Ma li ho messi provocatoriamente lì perché non bisogna affidarsi completamente all'integratore se stai facendo male tutto il resto, perché rischiamo di far passare veramente un concetto sbagliato. Dici: vabbè, allora io prendo l'integratore, allora sono salvo. No, magari formo quel famoso scudo dove posso andare pure magari in un reparto di terapia intensiva, magari sbagliando, ma sbagliando di brutto. Cioè,
cioè cerchiamo veramente di utilizzare anche l'integrazione, di utilizzarla con passi, cioè veramente in modo intelligente, utilizzarla sì, però in maniera intelligente, ma dopo aver curato tutte queste cose. Io direi che ho cercato di essere il breve nella trattazione di queste cose per dare la parola a Luciano. Sì, ci sono molte domande sui probiotici, quindi magari possiamo iniziare da lì. Non ho problemi. Quindi puoi iniziare a parlare. Luciano. Sì, diciamo appunto, posso citarne una, insomma, e poi da lì iniziare a parlare. C'è Anna che salutiamo, quali prebiotici, quali probiotici, quindi possiamo iniziare da qua e poi andare avanti insomma con le altre. Che ne dice dottor Lozzi? Questa domanda implicherebbe un corso di almeno 8 ore, e quali probiotici dipende da dove devono andare e cosa devono fare. Allora, il prebiotico fondamentale per i batteri è l'inulina, cioè la fibra, quindi basterebbe prendere anche fibre da verdure che vanno bene, ma la più amata è quella del topinambur, tanto per essere chiaro, che è appunto l'inulina. Crea un po' di gas intestinale, quindi se dopo lo mangiate avete qualche problemino, ma in ogni caso questo è un ottimo alimento. Ma attenzione, questo alimento alimenta in maniera specifica un po' tutti, ma soprattutto è l'alimento fondamentale per i bifidi, quindi sono i bifidobatteri che devono mangiare inulina. Il bifidobatteri è una famiglia, sono degli archea un po' particolari, mentre i lattobacilli sono di bocca buona, questi sono un po' schizzinosi e amano mangiare in maniera particolare proprio i frutto oligosaccaridi dell'inulina. Questo cibo li fa aumentare di colonie. È importante dare da mangiare il cibo a questi batteri, perché i bifidobatteri, se noi non li prendiamo attraverso la nostra integrazione, in questo caso obbligatoria, noi nell'intestino abbiamo i bifidobatteri che ci ha passato nostra madre quando siamo nati. Quindi se pensiamo a tutte le tempeste, antibiotiche, infezioni, macelli vari che abbiamo fatto nell'arco della vita, di bifidobatteri materni non è che ne restino poi tanti. Nell'alimentazione non esistono i bifidobatteri, non ci sono, per un motivo molto semplice: noi dovremmo mangiare verdure crude, ma crude proprio, solo crude, ma coltivate, concimate meglio, con feci umane. È proibito dal 1958, quindi quando si parla di cibo biologico si parla di cibo non inquinato, cibo che non ha varie sostanze velenose, diserbanti, glifosato e altre cose, ma di batteri non ne hanno, perché il bifidobattere è strettamente anaerobico, quindi non gira nell'aria, mentre il lattobacillo è un anaerobico facoltativo, quindi il lattobacillo possiamo prendere anche dall'aria, che può esserci in giro o mi può finire anche sulle verdure, ma il bifidobattere è impossibile. E quindi quando una persona dice ma io ho preso biologico che me l'hanno concimato con stallatico di vacca, di cavallo, bene, allora se quella verdura la date da mangiare alla vacca o al cavallo troverà giovamento, perché dentro c'è sicuramente il bifido o il lattobacillo del suo intestino, ma non del nostro. I batteri sono specie specifici, quindi i batteri presenti nel concime di cavallo piuttosto che di vacca, uomo, per cui attenzione a non far confusione. Allora, quando noi mangiamo dobbiamo rigorosamente ricordarci che il bifido è l'unico forse probiotico che andrebbe veramente un po' integrato, è proprio un integratore, diciamo pure quasi obbligato, va bene? Proprio per questo motivo, perché non ne abbiamo tanto. E voi dovete tenere presente che il bifidobattere è inversamente proporzionale all'insorgenza delle malattie autoimmuni e dei tumori. Quindi più bifidi abbiamo, meno problemi di tumore e meno problemi di autoimmunità abbiamo. Questo non vuol dire assolutamente che una persona
riesce a guarire, va bene, perché questo qui è una roba un po' diversa dal tumore, però si è visto che il sistema immunitario, proprio i bifidi, lo tengono molto molto sotto controllo, va bene? E questo chiaramente può, diciamo, mettere le basi per una buona salute e un buon invecchiamento. Quindi è questo un po' il problema del dare il bifido. Non si è notato una correlazione diretta tra la quantità di lattobacilli e l'insorgenza di malattie autoimmuni e tumorali, mentre invece si è proprio notato questo. Quindi nell'ambito di questa, diciamo, questa chiacchierata che facciamo, voi capite quanto i probiotici in generale, ma soprattutto i bifidobatteri, siano fondamentali per la gestione della immunità. Perché questo fatto? Perché noi abbiamo 120 placche del PIE, 80 placche si trovano nell'intestino tenue e una quarantina nel colon. Quelle del colon fanno un po' vita a sé stante, sono un po' particolari, diciamo. Sono un po' misogene, si fanno i fatti loro, se ne stanno lì e non impestano niente a nessuno. Mentre invece le placche dell'intestino tenue, che si distribuiscono più o meno dall'ultima parte del duodeno, del digiuno fino alla zona ileocecale, sono delle placche che hanno vicino una cellula M. Questa cellula M, che contiene poi le cellule, si chiamano dendritico o cellule APC, antigen present in cell, sono delle cellule molto particolari perché sono i RIS, diciamo, i reparti investigativi, va bene? Quindi sono quelli che fanno le indagini per bene, che vengono attivate ogni volta che c'è qualche problema. Bene, queste cellule vengono attivate attraverso un batterio che si chiama Bacteroides fragilis, che appartiene alla famiglia delle prevotellacee. Bene, questo batterio, va bene, è in stretta correlazione con i bifidi, cioè i bifidi vedono dei problemi, ci sono dei problemi, avvisano il Bacteroides fragilis, il quale a sua volta attiva la cellula M, la quale fa le indagini, perché è una cellula che fa indagini, vede qual è il problema, lo porta nella placca del PIE e lì la placca del PIE, che è un linfonodo, deciderà quello che si deve fare, cioè se intervenire con macrofagi, con neutrofili, con quel che diavolo serve, insomma, si vedrà poi dopo come reagiranno in base all'indagine a 3APC. Quindi questo vuol dire una cosa molto semplice: noi abbiamo il bifidobattere che non ha una capacità diretta di risolvere i problemi, perché non è un combattivo, lui è un metabolico fondamentalmente, però è un cittadino che gira per la strada della città, vede, osserva le cose che non vanno e segnala a chi di dovere, a chi si deve poi occupare della risoluzione del problema, avvisa. Quindi è fondamentale avere a disposizione queste cellule, perché queste servono per coordinare al meglio il sistema immunitario. Poi c'è anche un'altra cosa importante. Quando noi andiamo a vedere il sistema nostro immunitario, come funziona, andiamo un po' più nel dettaglio, vediamo che ci sono tre molecole, tre citochine, che sono le più importanti. Adesso a me non piace poi fare la graduatoria, quella è più bella di me, quell'altra è più bella, sono tutte importanti, ma queste sono tre che lavorano sempre in coppia, cioè tre in coppia è un po' difficile, tutte e tre in terzetto, va bene, che sono l'interferone beta, che è il primo che lavora all'interno delle cellule, poi c'è l'interferone alfa e l'interferone gamma. Ora, questo sistema interferonico, perché non ne funziona mai uno solo, questo è da tenere presente, mentre nelle altre citochine, la 1, la 6, il TNF alfa, la 10, la 12, possiamo anche avere delle attività singole, qua invece no, gli interferoni quando agiscono sempre tutti e tre insieme, perché uno è l'operativo sul campo, uno è il tattico, che è l'interferone alfa, e l'interferone gamma invece è lo stratega. Quindi nella risposta immunitaria questi tre
queste tre citochine si rapportano costantemente con il territorio, con i batteri che sono sul territorio, quindi con i bifidobatteri. Quindi il bifidobatteri è in grado di interagire con questi sistemi, non solo in modo passivo, perché abbiamo scoperto anche come diavolo fanno, perché noi abbiamo una sostanza che è l'IP3, l'inositolo 1,4,5-trifosfato, che è una molecola prodotta dal sistema immunitario per parlare con il sistema nervoso, che poi manda gli avvisi, manda i fax in giro, manda le mail in giro per avvisare tutti, ma è la stessa molecola che producono anche i batteri. Cioè l'inositolo 1,4,5-trifosfato è prodotto anche dai batteri. Poi i batteri hanno la capacità, attraverso l'ossido nitrico che loro producono, di regolare le risposte immunitarie, per cui noi abbiamo un sistema che viaggia molto bene. Quindi io vi ho spiegato un po' per farvi vedere che la cosa è complicata. È vero, è un discorso tecnico, però vi voglio far capire una cosa semplice: il sistema immunitario dialoga costantemente con il sistema batterico e con il sistema nervoso. I tre, che governano poi la nostra sopravvivenza, chiacchierano in continuazione con sistemi che esistono, che ci sono. Sappiamo il nome delle molecole, ma è bellissimo perché il batterio si è infilato all'interno dei due con le stesse molecole prodotte. È una cosa meravigliosa. E poi vi voglio dire un'altra piccola osservazione, e cioè noi abbiamo parlato prima delle prevotellacee, sono dei batteri patogeni che noi abbiamo nell'intestino, li abbiamo nei polmoni, li abbiamo in bocca, quindi tutto il tubo digerente, ma anche nei polmoni. Bene, si è visto che se questa famiglia di tanti batteri, perché la prevotellacea è una grande famiglia, se questi batteri sono tenuti sotto controllo dalla flora batterica, sia dei lattobacilli sia dei bifidobatteri, le persone che si ammalano, per esempio di Covid, si ammalano in maniera molto più leggera. Si è visto che chi è in eubiosi ha un Covid più leggero, invece in dubbiosi ha un Covid più pesante. Abbiamo per esempio un'altra osservazione da fare: se noi abbiamo le persone che hanno fatto questa malattia e hanno il Covid lungo, cosiddetto, cioè soggetti che non ne vengono fuori, si è visto che rimettendo a posto le eubiosi dell'intestino, questo Covid lungo riesce ad essere superato. Quindi abbiamo i batteri che lavorano a nostro vantaggio nella gestione della malattia. Ma uno potrebbe dire: ma che diavolo c'entrano i probiotici con le infezioni virali? Beh, i batteri producono un sacco di sostanze, tra cui quasi praticamente tutte le vitamine, tranne quelle liposolubili, le producono tutte. Ma voi dovete tenere presente che l'uomo campa con circa 25.000, poi c'è chi dice 30.000, chi dice 20.000, non si sa ancora quanti siano i geni che sono presenti nel nostro DNA. Però al di là di quanti siano tra i 20 e i 30.000, ricordatevi che i batteri, se va poco, cioè se proprio ne avete pochi, hanno 3 milioni di geni, 3 milioni contro 30.000. I batteri fanno quello che vogliono, producono quello che vogliono, sono in grado di rispondere, di produrre sostanze tossiche, velenose, di tutto possono fare. C'è qualcuno che sostiene addirittura che i batteri arrivino a 8 milioni di geni, però diciamo che forse 8 milioni sono un po' abbondanti, ma anche 3 milioni sono comunque un'enormità rispetto alla nostra miseria, che sono 25.000, 30.000 geni. Va bene, questo cosa vuol dire? Che il batterio è in grado di fare tutto, ma soprattutto il batterio è in grado di interagire con i nostri sistemi metabolici che producono energia. Se io ho un'infezione, io ho bisogno di energia, ho bisogno di forza, perché il batterio me la porta via, l'infezione virale me la porta via, io ho bisogno di forza, io posso mangiare bene. Ma se io mangio anche bene, anche le cose migliori che il buon Francesco vi ha detto prima, cioè mangi le cose ottimali, ma se poi queste cose ottimali non riesco a gestirle, non mi servono mica tanto. Questo perché? Perché io le ingerisco. L'ingestione di cibo, questo vuol dire alimentarsi, ma per poterle usare io mi devo nutrire, che è una roba ben diversa dall'alimentazione, cioè il cibo deve essere trasformato e deve essere assorbito.
e quindi una volta assorbito poi utilizzato. Ma chi gestisce questa fase di transizione? Ora, impariamo prima di tutto a mangiare in maniera corretta, perché se già mangiamo male finiremo peggio, perché se mangiamo tanto o poco, mangiamo cibi malmessi, è chiaro che il tutto peggiora. Ma se io ho mangiato in maniera ottimale, ma non ho i probiotici nell'intestino, io vado a inficiare la capacità di assorbimento di questi cibi, di questi nutrimenti, che non vanno bene. Quindi dobbiamo a tutti i costi cercare di avere questi batteri che permettano all'alimento di essere assimilato. Io ho i batteri, se ho i probiotici e ho l'alimentazione, io ho l'intestino che è perfettamente in ordine, il corpo è ben nutrito. Bene, in un corpo ben nutrito io sono sicuramente, sono meravigliose queste funzioni, perché la persona non può fare altro che andare bene, funzionare bene. Per funzionare bene occorre sempre, costantemente avere diciamo un'alimentazione corretta. Ma l'alimentazione corretta insieme con un probiotico corretto vi porta ad un benessere tale per cui la gestione poi della salute, della vita, di tutte queste cose sono sicuramente molto più semplici. Però mi raccomando, il bifido va assunto, va preso, perché purtroppo negli alimenti non ci sono. Il lattobacillo ancora qualcosa si trova, ma e poi non tutti. Ma comunque il lattobacillo, se vogliamo, lo possiamo integrare, ma il bifido è fondamentale. Purtroppo siamo tutti carenti di bifidi, infatti le malattie che aumentano sono due: tumori e malattie autoimmuni, guarda caso. Va bene? Adesso, se c'è qualche domanda, sì. Eccola qua. Diciamo, io cerco di selezionare un po' le domande, più di raggrupparle. Per esempio, questo nostro amico, lo salutiamo, non si vede il nome perché ci scrive da un gruppo, le chiede: dottore, qual è la sua esperienza nella correlazione tra la salute dell'intestino e salute mentale? Ci sono due molecole fondamentali, allora, che vengono prodotte. Uno è il GAB, il gamma aminobutirico, è una molecola fondamentale per essere tranquilli. Voi pensate che i recettori del gamma aminobutirico sono quelli che vengono occupati dalle benzodiazepine quando uno prende un tranquillante, quindi è una molecola fondamentale, è il regolatore della produzione dell'acido glutamico, che l'acido glutamico è quello che dà eccitazione, quindi per calmare una persona bisogna fare acido, bisogna fare gamma aminobutirico. Bene, i batteri si è visto che ne producono quantità e non basse, ma parecchio elevate, ed è una molecola in grado di regolare sia i dolori colici intestinali, sia a livello centrale con i recettori normali, regola per esempio in maniera veramente incredibile la liberazione di GLP-1 e quindi la liberazione di insulina, è un modulatore del diabete di tipo 1 e di tipo 2, quindi è una cosa fantastica questa molecola che la producono i batteri. Riesce anche il GABA a lavorare attraverso anche poi la produzione di altre sostanze sulla MPK, che è una proteina chinase MP dipendente, che regola la fame cellulare. Quindi dà la forza, riesce a fornire l'energia alle cellule, è meraviglioso. Ma poi c'è un'altra capacità che hanno i batteri, si è dimostrata. Quando i batteri sono in equilibrio, noi abbiamo un aumento del BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, che è una sostanza fondamentale a livello ipotalamico per dare il benessere e il buon umore. Io trasmetto buon umore. Una notiziola soltanto veloce: noi parliamo spesso di secondo cervello con l'intestinale, in effetti non è il secondo ma è il primo, perché è nato per primo, il diritto di primogenitura non si può togliere a nessuno, ma è in grado ed è più importante per un altro motivo, perché il cervello inferiore, va bene, quindi non parliamo di primo o secondo ma di cervello inferiore, è in grado di modificare il cervello superiore, cosa che invece al contrario non è vero. Se io ho dolori colici, se io non sono riuscito a evacuare, se per esempio ho fame o sete, sono dolori, sono problemi che riguardano il cervello intestinale. Quindi queste funzioni
vanno tranquillamente a modificare il comportamento e la reattività della persona. Cioè, problematiche intestinali modificano la reattività del cervello, ma voi con la meditazione non riuscite a risolvere un problema di coliche e con la meditazione non riuscite ad andare in bagno, il che vuol dire che il cervello inferiore può modificare il superiore, ma il superiore non potrà mai modificare l'inferiore. Quindi vuol dire che è più importante, perché per il semplice ragione che il cervello inferiore intestinale governa la sopravvivenza, e quindi la filosofia fa quando il corpo sta bene. La pancia vuota non filosofa nessuno, ricordiamocelo, va bene? Quindi l'intestino, altro che interferire con la salute mentale, poi può anche lavorare su altre patologie come il Parkinson, come la sclerosi multipla, come anche per esempio la stessa depressione. Quindi si può lavorare sulla depressione, bisogna anche vedere la questione psicologica, ma si può fare veramente molto, ma veramente molto più di quanto si creda. È vero, concordo, da psicoterapeuta concordo. Dottore, intanto avevo piacere, Maruska, la salutiamo, che scrive: avevo sempre dolori alla schiena, poi ho capito che era l'intestino, seguendo il dottor Lozio. Quindi ecco, qualche testimonianza, ma ce ne sono tante. Poi volevo postare questa di Maria Grazia, che chiede, magari se vuole intervenire anche il dottor Garitano, non so, quali sono i consigli alimentari che può dare in caso di microbiota impoverito da antibiotici e infiammazione dei lieviti, glutine e latticini? Allora, rispondo un attimo dicendo che noi gli antibiotici purtroppo creano un disastro e sono tra le soluzioni che vengono proposte più di frequente. E quindi ovviamente vanno a fare piazza pulita, vanno a creare ecco, immaginatevi una bella foresta nel momento che voi ricca di tanti alberi, ricca di tante specie, ricca di tante cose, voi ci buttate l'antibiotico, crea delle voragini, no? crea un disastro completo. Quindi, e poi ovviamente non si pensa più a ormai sì, vedo pochi nella dare dopo l'uso dell'antibiotico il probiotico. Una volta si dava il vecchio, si davano anche le vitamine, no? Chi avrà sentito il Betotal, chi avrà sentito tante cose, no? Perché ovviamente questi qua fanno l'antibiotico fa piazza pulita. Poi c'è da dire, quindi dopo l'antibiotico, anche durante l'antibiotico e dopo l'antibiotico, quindi l'uso dei probiotici è fondamentale. Per quanto riguarda l'infiammazione da lieviti, glutine e latticini, queste sono le tipiche tre infiammazioni da cibo più frequenti a livello italiano, perché ovviamente si mangia, l'italiano mangia sempre queste tre categorie in modo principale. Quello che ho detto prima, nelle food sensitivity, nelle infiammazioni da cibo, quando il cibo viene sovraesposto più volte, ovviamente va a creare quella soglia, supera la soglia infiammatoria, perché noi dobbiamo distinguere le allergie, che sono IgE mediate, dalle infiammazioni da cibo, che sono IgG mediate. Quindi in questo caso le allergie arrivano all'allergene, invece viene sensibilizza il nostro corpo, e poi al minimo contatto subito scatta l'allergia, scatta subito, si arriva alla soglia infiammatoria. Invece le allergie ritardate o infiammazioni da cibo sono quando io ripeto sempre lo stesso cibo e si arriva alla soglia uguale. Il sintomo, guarda caso, di allergie e di food sensitivity può essere uguale. Quindi se io sono infiammato da lieviti, glutine e latticini, posso avere gli stessi sintomi, guarda caso, di un'allergia, forse un po' più lievi, però alla fine ho questa sovraesposizione, overlap, e quindi ovviamente si ha questo problema. Sì, grazie. Io potrei concludere dicendo una cosa importante, scusi se intervengo, certo. Per quanto riguarda la mia competenza. Quando uno mangia glutine e mangia latticini, ricordiamoci che nutre anche una grossa colonia di gram negativi, che non sono cattivi di loro, sono semplicemente con una reazione diversa al colorante di gram. I gram negativi però hanno sulla loro superficie una molecola che si chiama LPS, olivopolisaccaride, che è un potente infiammatorio. Quindi chi mangia questi cibi non fa altro che pasturare i batteri gram negativi, che gli creano delle infiammazioni
micidiali. Allora, se io voglio mangiarli, sarebbe meglio non mangiarli, ma se proprio li devo mangiare, sarebbe meglio prendere dei batteri che tengono sotto controllo queste colonie, per evitare che queste colonie di gram negativi crescano in maniera eccessiva e che quindi siano alla base di queste infiammazioni che poi possono diventare davvero preoccupanti. Va bene? E poi aggiungo, visto che è una chiacchierata utile, aggiungo caseomorfina e gluteomorfina. Queste sono, noi non siamo nati per scindere il glutine, scinderlo dico a livello di aminoacidi, noi lo facciamo una scissione in peptidi e queste vanno a crearmi queste sostanze, le caseomorfine, le gluteomorfine derivanti dai latticini e dal glutine, e queste portano dipendenza. Queste sono già la parola morfina, cioè portano dipendenza, quindi se noi mangiamo queste richiamano altro cibo contenente glutine, altro cibo contenente latticini, formaggi, altre cose, quindi ovviamente si verifica quello che diceva prima il dottor Lozio con l'attivazione dei gram negativi con l'LPS, eccetera, e tutto il resto. Quindi giusto per, ho visto questo caseomorfine e quindi mi è venuto in mente questa cosa qua. Sì, vedete come è molto importante per chi ci segue, chi magari si è collegato dopo o si è collegato comunque quando abbiamo iniziato, cioè l'alimentazione, quello che assumiamo sul sistema immunitario. Poi abbiamo parlato del sonno, abbiamo parlato di tante altre cose. Per chi si è collegato dopo, la diretta sarà registrata e comunque potrà essere rivista sui nostri canali. C'era una cosa importante, Ileana, che farà piacere anche a Luciano, che siamo a 930 persone che ci stanno seguendo, siamo quasi, abbiamo superato le mille persone. Non è mai successo in una diretta da parte bravi, mia, però a 700 eravamo arrivati. Diciamo che dipende anche un po' da chi si collega contemporaneamente, vuol dire che insomma ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo, vuol dire che questo tema è interessante, insomma. Grazie, e continuiamo a dire, adesso leggeremo un po' di domande, se non riusciamo a rispondere a tutte, noi poi le rileggeremo anche dopo. C'era una domanda per il dottor Lozio? Lo leggi tu, Francesco? Sì, la leggo io. Volevo chiedere un'opinione al dottor Lozio, come si può disintossicare da farmaci che si assume per patologie? In questo caso glielo chiedo per mio figlio affetto dallo spettro autistico, prende molti farmaci e ho paura che a lungo andare si distrugge l'organismo. Che risponde Luciano? Allora, quando c'è un problema di depurazione, noi dobbiamo tenere presente che abbiamo un sistema che si chiama dei citocromi P450. Questo sistema è un sistema proprio che serve per pulire tutto il nostro, tutte le sostanze tossiche che vengono ingerite. Ora, è presente sia nel fegato sia in tutte le cellule delle enterocitarie del nostro intestino tenue. Bene, questo sistema citocromico, che poi il suo esponente più importante è il CYP3A4, che è il più importante, lui genera di suo una sostanza che si chiama adesso non mi viene in mente, non mi verrà in mente, adesso quando non mi serve mi viene sempre in mente, va bene, che è una molecola che serve per espungere dalla cellula nell'intestino la sostanza tossica. Noi abbiamo una grossa necessità in questi bambini che usano tutta questa pletora di farmaci per aiutarli a buttare fuori queste sostanze che sono pericolose poi alla fine, che sono sostanze che non fanno certamente bene. E chi lo fa? È il fegato e i bifidobatteri, perché i bifidobatteri sono i batteri che sono preposti proprio alla depurazione di tutte le sostanze tossiche. Quindi più che lattobacilli, a questo bambino sarebbe il caso, poi non so quanta età, qualche età abbia, ma è il caso di dargli sempre sicuramente dei bifidobatteri, perché il bifidobattere è l'unico che è in grado di poter aiutare. Poi controllare però, attenzione, anche il ferro, perché questo CYP3A4
Lui lavora rigorosamente con l'emoglobina. Se non c'è ferro, lui non funziona, quindi i sistemi depurativi si inchiodano. Quindi mi raccomando, controllate sempre il ferro. Il ferro deve essere buono, la ferritina deve essere buona e date bifidi. Dando bifidi e avendo il ferro, i sistemi depurativi del corpo riescono a ripulire il tutto in maniera efficiente. Poi dipende anche da altri fattori. Se per esempio dovesse prendere, io non lo so perché ogni persona poi prende farmaci diversi, l'acido valproico ha un problema: per essere buttato via, per essere smaltito, deve essere coniugato con la carnitina, e se io perdo carnitina non riesco più a avere energie e forze. Quindi bisogna dopo vedere farmaco per farmaco come fare, perché la farmacocinetica di espulsione bisogna conoscerla. Però se uno dà bifidi e dà un po' di ferro e c'è ferro nella persona, di solito i sistemi funzionano bene e si depura bene. Prego. Non sento. Sì, allora stavo rispondendo io a qua a Imma, che diceva come prendiamo i bifidi. Ho suggerito proprio Cal, ovviamente, che sono bifidi. Insomma, vedi, Luciano, ti sto rispondendo io alle tue domande. Prima chiedevano il Tosa Erba, ho risposto proprio base. E poi c'era una, vedi che sono preparato su questa cosa. E poi ovviamente chiedono sulla candida il discorso. Io posso rispondere sul discorso alimentare, che ovviamente la candida vive di zuccheri, si alimenta di zuccheri. Ovviamente io l'alimentazione, parlo di alimentazione, bisogna ovviamente ridurre o azzerare proprio questi zuccheri, ma a livello di probiotici lascio la parola a Luciano su questo. Allora, per quanto riguarda l'eliminazione della candida, la candida non va eliminata, perché la candida nel nostro corpo c'è sempre. Il problema è di non averla dislocata in zone sbagliate. Cioè, noi abbiamo la candida che ha la capacità di essere dimorfica, cioè si può moltiplicare in due modi diversi. Quando è una blastospora e quindi vive in un ambiente poco acido, quasi basico, quindi nell'intestino tenue, non è particolarmente patogena. Diventa patogena nel momento stesso in cui passa nel colon, e nel colon diventa invece una conidospora, quindi fa una pianta, radica all'interno della cellula e comincia a creare come l'albero una fronda, e ogni foglia di questa fronda sono tante piccole candide. Allora, primo, non si deve ingerire quantità vergognose di carboidrati, questo no, non è che bisogna toglierli a vita, perché i carboidrati anche loro qualcosetta servono, quindi fare una dieta senza carboidrati non mi sembra il caso, perché per far morire di fame la candida moriamo di fame prima noi, quindi non è una guerra persa in partenza. Però varrebbe la pena prendere un Tosa Erba, cioè il proprio base, che è un prodotto, io vi dico proprio base perché è quello che ha il più alto tasso di presenza di batteri funzionali, come anche il proprio Cal, che va detto prima Francesco, è perché ha un alto tasso di batteri, quindi sono quelli più concentrati. La persona che ha la candida intestinale prende questa preparazione, la fa a due al giorno per 20 giorni, poi basta una, massimo due alla settimana. Però se si contiene nel mangiare zuccheri, di solito va a posto. Per sapere se uno ce l'ha, basta controllare se ha le feci scure. Se le feci sono scure, vuol dire che c'è la stercobilina, che è la trasformazione della bile in questa sostanza, che dà propulsione intestinale e colora le feci. Più le feci sono scure e meno candida c'è, perché la candida deconiuga i sali biliari, gli toglie l'acido glucuronico, che poi alla fine è uno zucchero, va bene, e se lo mangia. Quindi se io ho feci chiare, vuol dire che io ho candida. Prendo il proprio base, scurisco le feci, quando sono scure vuol dire che io ho una qualità di candida che non è irrisoria, ma è sotto controllo.
Quindi fisiologicamente, se vogliamo dircela tutta, un milione di unità facenti colonia per grammo di feci è fisiologico, va bene? Ma molto spesso la gente si ritrova non con uno, ma con un miliardo, cioè 3 zeri di più, e non è la stessa cosa, ok? Quindi pericoloso. Prego. Sì, c'è una volevo sottolineare che quando ho detto zuccheri non intendevo carboidrati, ma intendevo zuccheri semplici, che il carburante. Ok. Va bene. C'è un'altra domanda per lei, dottor Lozio. Ancora. È fatta da Enrico, beh, ce ne sono tantissime. Ciao Enrico. Salutiamo Enrico. La può leggere anche lei, dottore, se vuole. Allora, e cosa accade se la vitamina B12 sale a 1300? Si tratta di una donna. C'è da preoccuparsi, tenga conto che è anche vegetariana, ma non è un reato essere vegetariana. Tra l'altro sta seguendo il suo protocollo proprio a base COS e CAL. E 1300, la vitamina B12, come anche l'acido folico, sono dei metilanti e trasmetilanti, quindi sono due vitamine che mettono e tolgono i gruppi metili, quindi possono attivare o disattivare determinati tipi di enzimi e anche di DNA. Quindi averne troppa si rischia di avere un eccesso di stimolazione cellulare, che insomma non è mai una cosa simpatica, come non è simpatico avere un acido folico eccessivamente alto. Infatti sono due vitamine che di norma, quando sono in eccesso, vengono ad essere espulse con le urine, proprio per evitare che ci siano degli accumuli. Il guaio della vitamina B12 è che, insomma, la B9 non c'è un grosso accumulo, sono solo di qualche settimana, mentre la B12, scusate, ha un accumulo che va dai 3 ai 5 anni, quindi, ed è epatico, quindi non potete mica drenare, buttarla fuori dal fegato. Quindi varrebbe la pena cercare di capire cosa diavolo sta succedendo, perché questo accumulo eccessivo di vitamina B12 non è mai tanto simpatico, quindi almeno tenere sotto controllo molto bene l'acido folico, perché ricordiamoci che le due vitamine lavorano sempre in coppia, quindi nelle loro attività, nelle loro funzioni, la B9 è quella che comanda e la B12 segue a ruota, va bene? Quindi varrebbe la pena vedere, perché ci potrebbero essere dei rischi, sempre che la B9 sia molto alta, che possono partire delle proliferazioni cellulari, che è meglio che non partano. Però certo, 1300 è un bel problema, massimo mi pare che sia sugli 850, se non vado errato. Luciano, ti faccio una domanda io, invece siccome Enrico lo conosco e conosco anche la moglie che ha questo problema della B12, ma diciamo, toglierla, hai detto tu, non è possibile, cioè abbassarla è difficile, perché anche altri pazienti che hanno utilizzato integratori in passato di vitamina B12, poi la B12 è rimasta a lungo per veramente per tanto tempo, ma non si può fare quindi nulla in questo caso. L'unica roba per evitare guai e guasti sarebbe quella di controllare bene l'acido folico. Siccome il problema grosso è la proliferazione cellulare, se io ho alta la B12 ma la B9 è normale, la B12 si staccatrano, che non può lavorare, perché lavorano sempre in coppia, cioè è come avere due mani. Se c'hai una mano grossa ma l'altra mano è piccolina, tu non puoi prendere cose molto grosse, perché di qui prendi un pallone ma di qui prendi una ciliegia, quindi non ce la fai. Ma non potrebbe, scusa, giusto una domanda che ti faccio per curiosità, ma non potrebbe essere una disbiosi intestinale che iperproduce B12, magari qualche patogeno che produce B12? Assolutamente no, perché la B12 ha un problema di assorbimento, che lei non viene assorbita. Infatti i batteri, per esempio, producono B12, è vero, ma non viene assorbita. Infatti i vegani, non i vegetariani, ma i vegani, loro dicono: ah, ma tanto abbiamo i batteri che ce la producono. Ma non è vero, la producono ma non viene assorbita, perché il recettore per la B12, che si trova verso 10 cm prima della valvola ileocecale, non esiste. Esiste quello per il fattore intrinseco, cioè per il fattore di Castle. Quindi è il fattore di Castle che viene appiccicato nella B12, alla B12 quando siamo nello stomaco, poi la trasporta per tutto l'intestino, poi a livello della zona ileale noi abbiamo un recettore per questo fattore intrinseco si lega al recettore,
quando si lega, si apre la porta, la vitamina B12 entra. Per cui se io ho vitamina B12 ma non ho fattore intrinseco, non c'è niente da fare. Faccio un esempio: uno è carente di B12 e uno gliela dà per bocca, ma prende un inibitore della pompa protonica. Questo non assorbe la vitamina B12, manco a piangere, perché vado a bloccare la secrezione acida, blocco dalla cellulosintica anche la secrezione del fattore intrinseco, e quindi io la B12 che ho mangiato non mi serve a nulla. Questo è un problema. Per cui è difficile veramente, ed è una roba strana, 1300 non è proprio poco, ma non saprei davvero come fare, perché poi si stipa all'interno del fegato, questo è il problema, che è lì che si stipa. Allora, rispondiamo alla domanda di Rosa: quando una tiroidite cronica, un'infiammazione severa dell'intestino, quindi come è possibile abbassare gli anticorpi? Allora, visto che mi occupo spesso di tiroide, ovviamente quando c'è questa barriera lassa che abbiamo detto che c'è permeabilità intestinale, quindi quando si perde questa permeabilità intestinale, quindi si ha la leaky gut syndrome, ovviamente questi passano molecole che non dovrebbero passare, e quindi tra cui quello che dicevamo prima, l'LPS, tutto il resto, quindi lipopolisaccaridi, molecole indigerite, eccetera, eccetera. Queste vanno a sregolare un po' il sistema immunitario, che poi ovviamente porta ad andare ad attaccare ciò che non il self, cioè quello che non si dovrebbe attaccare. Quindi per esempio viene riconosciuta la tiroide come una ghiandola non propria, e quindi viene attaccata, ma così come potrebbe essere attaccata la pelle, quindi poi l'instaurarsi la psoriasi, la vitiligine e tutto il resto. Quindi nelle patologie autoimmuni bisogna andare a ricreare innanzitutto, a ripulire l'intestino da porcherie, come alimentazione e tutto il resto, ricreare le eubiosi e riaggiustare questo intestino permeabile, perché ovviamente da là che se noi riusciamo a ripristinarlo, ovviamente farà la sua funzione da filtro. E poi c'è un altro problema da mettere in bene in considerazione, è che nell'ambito della tiroidite noi abbiamo un problema diretto di un batterio che si chiama Yersinia enterocolica, che viene riconosciuto dal sistema immunitario attraverso un determinante antigenico che è lo stesso del tessuto tiroideo. Quindi noi abbiamo, oltre ai problemi del passaggio di sostanze tossiche che irritano il sistema immunitario e che lo mandano un po' in confusione, ed è una delle cause principali perché è frequentissimo, abbiamo anche la presenza, per esempio, della sigella, che in certe persone, quando è molto presente nell'intestino, mi genera il Basedow. Mentre invece, se noi abbiamo la Yersinia enterocolica, ci ritroviamo con la tiroidite di Hashimoto. Quindi abbiamo più cause, tra cui comunque sempre la partenza rigorosamente intestinale, perché vedete, la Yersinia si posiziona nell'intestino sulle cellule dove ci sono queste aperture, che diceva prima Francesco, da lì riescono a entrare sostanze tossiche e ci si infila dentro anche la Yersinia. Il sistema immunitario vede nel circolo portale una sostanza che non deve, un batterio che non deve esistere, lo aggredisce e gli prende le misure. Purtroppo le misure con cui che lui prende sono uguali a quel, cioè, sistema di identificare, diciamo, che la fotosegnaletica della Yersinia è la stessa del tessuto tiroideo, e così vi arriva la fregatura della tiroidite. Ecco, non a tutti, attenzione, che ci vuole anche un po' di sfortuna genetica. La Yersinia associato al tessuto, a un determinato tessuto, si chiama HLA-DR4. La sigella col DR5 sono cose troppo tecniche, molto complicate, ma un po' di sfortuna ci vuole. E questo risponde a quelle persone che dicono che la tiroidite di Hashimoto non ha una base genetica. Invece ne ho parlato tante volte nelle dirette, vi ho pure dimostrato quale mutazione genetica si viene a creare sia a livello centrale che a livello periferico degli iodinasi. Quindi ovviamente c'è un discorso genetico ed ereditario. Quindi poi TSH un po' elevato, quale integrazione? Grazie. Domanda da Instagram, salutiamo
chi ci sta seguendo da Instagram, l'ho postato. Allora, il TSH, saluto ovviamente, perché non vediamo un nome, ma non so se è quello il nome vero, ma io parlo spesso, cosa che non fanno in molti, della leptina. La leptina deve essere, come ho detto prima, che l'ormone più importante secreto dagli adipociti, arrivare all'ipotalamo, dall'ipotalamo arrivare al sottufficiale ipofisi, e l'ipofisi deve dare il comando alla tiroide. Il TSH è un ormone ipofisario, è il frustino della ghiandola tiroidea, quindi è quello che dice: beh, cara ghiandola tiroidea, vai più forte che ti devo stimolare, e quindi questo qua si innalza. Quindi noi dobbiamo cercare di agire dal centro, cioè dobbiamo cercare pure da lì di capire che se noi facciamo, è un mio articolo del 2019 che parlava, che accusava le diete ipocaloriche di disfunzione tiroidea e delle malattie autoimmuni, si rifaceva proprio a questo, cioè se noi mangiamo poco, mangiamo male, mangiamo di bassa qualità, mangiamo poco le proteine, è tutta una serie di cose, andiamo a disturbare questa leptina col sonno, con lo stress e tutte quelle cose là, questa povera leptina non avrà questa azione dal centro e di attivazione ipotalamica, ipofisaria e tiroidea, e quindi ovviamente la tiroide va in difficoltà e il sottufficiale ipofisi secernerà il TSH per farla funzionare di maggiormente. Sì, e parliamo qui di integratori, ci sono anche altre domande, chiedono per esempio della lattoferina. Ciao Monica ci segue spesso, non so chi vuole rispondere. Lattoferina e quercitina. Allora, sono fondamentali per soprattutto poi in questa fase qui, no? Poi Luciano magari aggiungerà qualche altra cosa. Io utilizzo entrambi, quercetina come antiossidante, lattoferrina ha un ruolo importante a livello intestinale, che aiuta tutto il benessere intestinale. Non so se Luciano vuole approfondire questa argomento. La quercetina è buona, il problema della quercetina è che bisogna prenderla solubilizzata in lecitina di mais, quindi bisogna cercare di... è un po' complicata da prendere, mentre invece è più semplice prendere l'esperidina, che è una quercetina già complessata con due zuccheri, ed è un potente antiossidante come la lattoferrina, vanno benissimo. In questo periodo di Covid andrebbero prese, non dico prevo, ma quasi. Quindi è importantissimo. Il microbiota direttamente non è che servono in particolare, perché i batteri producono già di loro molti antiossidanti. Diciamo che questi servono più al nostro corpo per essere assorbiti e finire poi in mano nel sangue, in mano ai macrofagi e alle nostre cellule immunitarie. A noi al microbiota non crea tutto questo vantaggio. Okay. Però male non gli fanno, anzi sono contenti, però prendiamoli perché allora c'era una domanda che volevo rispondere io, che era questa qui. Io la tiroide che non funziona, rimpicciolita, in questo caso prende integratore. Allora integratore poverina, dopo che il danno è stato fatto da questi anticorpi che hanno bersagliato la tiroide. La tiroide è come un castello, che quando gli anti-TP o gli anti-TG li vedo come i soldati, hanno attaccato la ghiandola, e ovviamente quando c'è il danno è stato fatto bello serio alla ghiandola, non è che l'integratore può risolvere un danno, si può ritornare indietro soltanto perché prendo, che ne so, l'inositolo che fa bene alla tiroide, come fa bene il selenio, fa bene lo zinco, cioè c'è un'integrazione intelligente, è utile, ma ovviamente dipende dal danno che è stato creato, giusto? Volevo rispondere a questa domanda. Ci deve essere l'organo. Ci deve essere l'organo. Ma Antonella ci chiede come si chiama il batterio che induce la tiroidite autoimmune. Esiste un batterio? Yersinia enterocolica. Yersinia, mentre il Basedow, che è l'ipertiroidismo, è la Shigella. Però okay. Bisogna correlare il batterio con questo HLA, perché se uno non ha quel tipo di HLA
non, il batterio non gli produce la malattia autoimmune. Va bene? Sì. Grazie, dottore. C'è Imma. Che dicevamo che era giusto per completezza, sì. Dicevamo HLA, DR4 e DR5, dicevamo. DR4 okay. Per la tiroidite da Hashimoto, DR5 per il Basedow, però vede, per esempio, se noi prendiamo una persona con l'HLA B27, va bene, che è uno dei più sfortunati che si possa avere, e ho la Yersinia enterocolica, ho la poliartrite, non ho la tiroidite da Hashimoto, ma ho la poliartrite che è molto peggio. Quindi dipende molto da questa predisposizione data dall'HLA. Quindi quello che dice, te la faccio io una domanda, Luciano, scusa, visto che mi interessa l'EBV, l'Epstein-Barr nella tiroidite autoimmune, visto che parliamo di anche questo sembra implicato nella tua esperienza su questo. Ora, l'Epstein-Barr è una rogna che si va a nascondere dove c'è il midollo, quindi dove si fabbricano i linfociti. In quella zona le cellule deputate a uccidere il virus, cioè la natural killer piuttosto che il CD8, non hanno diritto d'ingresso nel midollo, perché non si possono permettere l'uso di uccidere cellule che sono in proliferazione per produrre sangue. Per cui diventa un grosso problema. L'Epstein-Barr trova proprio questo santuario in cui si va a nascondere, e lì dentro il sistema immunitario è un po' impapinato, ed è una infezione grave. È un'infezione grave perché è un'infezione da cui si distribuisce, produce per esempio la sindrome della fatica cronica, l'incubarite mialgica, la fibromialgia e altre rogne, ma è un problema di difficile soluzione proprio perché il posto dove si va a nascondere, il bunker dove si va a nascondere, è un bunker che non è trattabile. E diciamo un'altra cosa, le BV, quindi ci sono molte riattivazioni virali di queste BV. E bisogna conoscere, diamo un'informativa a chi ci sta seguendo, fare le BV IgM, gli anticorpi BV, EBV, IgM e IgG. Se abbiamo IgM vuol dire che è in fase attiva, se abbiamo IgG vuol dire che l'abbiamo avuta con IgM negative. Quindi giusto per dare un'informazione, che se uno deve fare gli anticorpi per vedere se è in fase attiva o no, basta fare IgM e IgG. Ecco, le IgG mi raccomando sono tre da fare, le IgG, la VCA, la EBNA e la EA, sono tre, così abbiamo la certezza. Se l'EA è bassa nel range, vuol dire che la malattia in quel momento è presente ma è crescente e tranquilla, mentre se la EA è alta vuol dire che è in fase attiva, replicativa e infettiva. Quindi bisogna proprio fare un po', sarebbe la mononucleosi, esatto, è la mononucleosi l'infezione, ma non è l'unica, perché poi abbiamo il citomegalovirus, l'herpervirus, abbiamo il varicella, ce n'è una fila di questi, con tutti i virus erpetici, che sono una disgrazia, perché difficilmente si riescono a sconfiggere e trovano dei punti precisi in cui vanno ad infognare, e da lì tirarli fuori è impossibile. Per esempio lo zoster si va a nascondere dentro nei gangli nervosi, come anche il simplex, e da lì non lo si riesce più a tirare fuori, perché dentro ai nervi non esiste la possibilità da parte delle cellule deputate ad ucciderlo di andare fuori, di andare a stanarlo, perché non si entra. Va bene? Un DGA come si tratta? Non si tratta, si usano di norma, viene adesso sostituita la IgA dall'IgM, sotto l'IgM, perché l'IgA può essere monomerica o dimerica, mentre la IgM è sempre pentamerica. Si usano più IgM, costano di più al corpo, ma se non ha le IgA non le ha, non è che possiamo meno. Infatti a Marco rispondiamo che certe volte che faccio fare l'analisi delle feci, vediamo, gli chiedo anche le IgA secretorie, vediamo quando sono basse vuol dire che il sistema immunitario reagisce poco, in questo caso una bassa reattività. Sempre Antonella,
Una volta guariti restano pericolosi. Chi? Aveva chiesto la mononucleosi, probabilmente si riferisce. No, ogni volta che si ripresentano, ogni volta che si ripresentano, questi virus ripresentano la stessa malattia in forma meno grave, per cui una persona ha la mononucleosi ed è messo in ginocchio per 2 o 3 mesi, che magari sta male. Quando c'è una recrudescenza acuta, è come se rifacesse in forma un po' meno grave la mononucleosi, ma se diventa cronica gli viene una fibromialgia, una stanchezza, un dolore, come nella mononucleosi, ma costante e continua, che può purtroppo durare anche tutta la vita, se uno non interviene sul sistema immunitario, perché se ricomincia il sistema immunitario a funzionare bene, ricaccia nel bunker il problema, lo ricaccia al bunker. Questo non è facile da gestire, è una gran brutta rogna che adesso finalmente ha avuto dignità di malattia. L'OMS l'ha riconosciuta, mi pare, un mese fa, la fibromialgia. Allora ti faccio una domanda che viene da Antonella: in caso di gonfiore addominale e meteorismo, visto che è comune questa domanda, visto che vengono molti con pance gonfie, mi consigliate uso di probiotici o prebiotici per ripristinare il benessere intestinale? Cosa mi consiglio? Perché queste pance gonfie, Luciano, sono comunissime, no? Sono è come sparare sulla Croce Rossa, praticamente. È difficile non riuscire ad avere persone senza la pancia gonfia. Di norma, soprattutto se la persona ce l'ha la sera e non alla mattina, l'ideale è prendere il proprio base a dosaggi anche abbastanza alti, quindi uno alla mattina e uno alla sera, anche per 10, anche per arrivare anche a 20 giorni, proprio andare avanti a manetta con questa, in modo tale da eliminare i batteri che possono essere, se uno, allora, da fare una distinzione, se uno produce gas che esce e non è maleodorante, è metano, quindi la base da cui si ricava sono le verdure, quindi sono i clostridi e bisogna prendere questo proprio base. Se invece sono maleodoranti, vuol dire che derivano dall'idrogeno solforato e quindi sono da, diciamo, decarbossilazione di alcuni aminoacidi, quindi c'è un eccesso di proteine, se vogliamo dire così, un eccesso di proteine non assorbite. Se invece c'è un gonfiore addominale anche molto pronunciato, che invece non esce, quindi non è né, perché se uno è metano, uno è idrogeno solforato, l'altro invece non esce, ma gonfia la pancia come una gonfiera. Questo tipo di gonfiore da CO2, quindi da carboidrati, quindi da candida. Quindi chi mangia carboidrati, zuccheri e produce gas che non esce, va bene, quella è CO2, perché poi quella passa la barriera e va nel polmone, viene eliminato col fiato. Ma ricordiamoci bene che questo deriva dal tipo di alimentazione, quindi vuol dire che è un soggetto che mangia in maniera eccessiva i carboidrati e i zuccheri, quindi è da candida, perché la candida che lo fabbrica. E comunque la terapia è sempre quella di dare una pulizia abbastanza ben fatta con il proprio base e poi ricolonizzare, perché quando noi abbiamo il Kallel-Kos all'interno del nostro intestino, una volta che abbiamo pulito, mettiamo dei presidi abbastanza numerosi. E allora a quel punto sia i clostridi, sia le salmonelle, sia anche la candida non riescono a proliferare in maniera tale da dare danni, da dare questo problema di gonfiore eccessivo. Allora, adesso rispondiamo a Mary, che si arrabbia perché il dottor Lozio non ha risposto. Ma non vi dovete arrabbiare, no. Mannaggia, perché non ha risposto. Sono tante domande che arrivano, che non, nel momento che clicco per una mi passa già la seconda. Allora, rispondiamo a Mary, che ti chiede questa cosa qua. Allora, il Normix è un antibiotico che di solito viene dato in modo cronico, in modo assolutamente sbagliato, alle persone con i diverticoli. Allora, la diverticolosi, che è la presenza di diverticoli non infiammati, ci sono 12 comunicazioni del ministero che dicono che non si deve prendere l'antibiotico, va bene? L'antibiotico va tenuto a casa, e quando si sente
la colite, da cioè l'infiammazione del diverticolo, che è una, un dolore diverso, non è gravativo, ma è un dolore a spilli, proprio spilliforme. Quando si sente questo tipo di dolore, allora a questo punto si piglia il Normix, cioè si piglia l'antibiotico. Mi raccomando, se uno ha i diverticoli, cioè, pensate che il 70% della popolazione sopra i 50 anni ha diverticolo, ma mica tutti pigliano il Normix, ma siamo matti, sarebbero 4 miliardi di persone a pigliare il Normix, ma è una follia. Cioè, se io ho l'infiammazione, quindi ho l'infezione, a questo punto la prendo, ma se no no, va bene? Allora, se io prendo il Normix, chiaramente i batteri me li ammazzo. L'unica roba che lei può fare con il Normix è prendere il proprio base, e una volta terminato il proprio base, cioè una volta terminato il Normix, prende il proprio COS, ne prende uno alla mattina e uno alla sera per una settimana, e dopo ne fa una settimana ogni mese prendendo sempre il proprio COS, oppure pigliandone uno e uno alla settimana, cioè due alla volta. Questo è il modo corretto di gestire una persona con i diverticoli, quindi non gestirlo con l'antibiotico, perché non ha nessun senso, va bene? Perché ne è sbagliato, non si cura una malattia che non c'è. L'infiammazione sì, se non c'è l'infiammazione, magari può darsi che se io facessi una coloscopia, magari ce l'ho pure io il diverticolo, ma non mi ha mai fatto nulla. È un po' come il discorso, io, se hai l'ernia iattale devi prendere l'inibitore di pompa. Io ho un'ernia iattale da scivolamento, l'ho scoperta facendo un attacco polmonare, mi ha detto: c'è un'ernia, ti ha fatto male? Mai, non ho mai avuto nulla, io non ho mai preso un farmaco, perché ce l'ho, ma sto bene. Quindi cura una malattia che non c'è, assurdo, eh? Va bene. Okay. Allora leggiamo la domanda di Imma, che sì, saluto caramente Imma. Quindi, come adesso, sì, che sono intollerante al lattosio, al glutine e allergica al nickel. Oltre alle 4-5, allora Imma, c'è anche il discorso della fibromialgia, giusto per darti un quadro. Il proprio cal non ha né glutine né lattosio. Il proprio COS potrebbe, a un allergico non glielo darei mai, ma un intollerante glielo potrei dare, perché semplicemente non è che è stato aggiunto lattosio o c'è lattosio. Il lattosio è presente nel terreno, nel substrato dove è nato un lattobacillo di quelli presenti, che è il Reuteri. Quindi è solo per quel motivo che bisogna scrivere perché c'è presenza di lattosio, perché nel caso di una persona allergica una molecola scatena l'inferno, mentre l'intollerante, come vi ha sempre detto buon Francesco, dipende dalla quantità. Quindi una persona intollerante al lattosio che ha una molecola di lattosio non la vede neanche, quindi non succede assolutamente nulla, perché una persona la può prendere. L'allergico no, l'allergico è una reazione totalmente diversa. Ho conosciuto io una sola persona allergica al lattosio e ha veramente delle reazioni mostruose, veramente pericolose, ma quello sono allergici, sono rari, uno, mentre intollerante al lattosio ce n'è una fila, va bene, quindi non è un grosso problema. Poi allora qui c'è Anna, allora come ci concentriamo alle ultime domande, anche perché non faccio aria, il passo rettale sono gonfia. Rispondiamo? Il prolasso rettale è un bel problema, qui c'è anche un problema anatomico, quindi potrebbe esserci una difficoltà nel riuscire a farlo uscire. Allora l'unica roba è non farlo formare. Per non farlo formare dovrebbe prendere per una settimana due proprio base e poi una al giorno per almeno un mese, e vedere di non produrla l'aria, perché se non riesce ad emettere l'aria ma la produce, diventa ancora peggio, perché a quel punto possono far venire anche dei dolori sulla flessura splenica. Quindi l'unica roba è prendere il proprio base come se non ci fosse un domani, perché l'unico modo è non farla produrre, non c'è altro da fare. Poi per la solettale. Allora Stella si dice: chi ha intolleranza al lattosio può prendere lattoferrina? Sì, perché non vedo nessun problema. È un po' come la menata dell'acido lattico, che mi fa impazzire. L'acido lattico è un acido propionico con sotto un gruppo idrossile,
non ha mai visto il latte in vita sua, purtroppo si chiama acido lattico, la gente pensa che venga, derivi dal latte, il latte non l'ha mai visto neanche in fotografie. Purtroppo è la fregatura dei nomi. L'antoferrina è un ferro legato a un acido lattico che non ha mai visto il latte, ok? Allora, diciamo, per i bambini, per migliorare la flora intestinale, quale probiotico può consigliare? Ecco, a proposito, questi probiotici proprio base, proprio sì, CAL e COS, per i bambini? Sopra i 3 anni si possono usare anche sotto, ma bisogna tagliarne pochi perché sono molto forti. Sono, diciamo, formulati più che altro per bambini dai 10 anni in su, che uno può prendere una capsula intera. Sotto, quindi bambini 3, 4, 5 anni, è meglio dargliene metà capsula per volta, perché non vorrei che fossero eccessive le quantità. Ok? Ok, io direi che visto che il dottor Lozio ha anche appuntamenti importanti fra pochi minuti, terminiamo questa diretta che comunque promettiamo, anzi facciamo promettere a Luciano che sarà con noi in un'altra diretta, poi cercheremo di magari raccogliere tra tutte le domande che sono state fatte, che mi dispiace non aver risposto, ma sono a valanga, ma veramente a valanga. Mi dispiace chi si è offeso che non abbiamo letto la domanda, ma non ce la facciamo proprio materialmente perché mi sfuggono tutte le domande. Però velocemente. Francesco, fai un'altra giornata in cui rispondiamo a tutte le domande che hanno fatto adesso. Ecco, bella idea. Dai, raccogliamo le domande non risposte, e magari le scriviamo e rispondiamo a queste, così non scontentiamo nessuno, anzi vi facciamo la promessa che questa cosa una diretta di domande Francesco, una diretta di domande e risposte, dai, così si può fare. Allora concludo io dicendo ti ringrazio il dottor Lozio per la disponibilità, perché è veramente molto disponibile con i 1000 impegni che ha. Ringrazio le persone che veramente oggi si sono superate perché abbiamo veramente raggiunto, abbiamo sfiorato 1000 persone. Avere delle dirette così è veramente emozionante, veramente. E spero che vi possano servire, perché ovviamente io ho sempre detto che le dirette che facciamo sono di servizio, sono di per darvi, visto che Luciano è un pozzo di scienza, no? Nel senso che noi cerchiamo di prendere la scienza di Luciano e portarla nelle vostre case, cerco di fare delle dette di servizio. Auguro a voi buona domenica e sicuramente di passarla con meno questo periodo, meno traumatico possibile. Lo so che non è facile, però come avevo cominciato la diretta dicendo così, dico ne usciremo fuori da questo periodo tranquilli, si spera, perché piano piano dobbiamo andare verso la fine di questo discorso qua. Luciano, a te vuoi dare pure tu la tua... Grazie a tutti, perché siete... Io vedo anche i ringraziamenti, vi ringrazio tutti di cuore, siete gentili. Poi Francesco, ricorda che io non sono un pozzo di scienza, sono un pozzo di ignoranza che studia ancora, va bene? Ho la fortuna di avere una grande memoria, per cui riesco a ricordarmi più cose di molti altri, ma sono i buchi che ho sono enormi, quindi non crediate che sia quello che non sono, va bene? Okay, va bene, aiuto. Va bene, Imba, grazie pure a te per la direzione e per tutto. Noi raccogliamo l'invito che ha fatto Luciano di raccogliere domande, e la prossima sarà domande e risposte. Ok? Ciao a tutti. Poi voglio ricordarvi che questa diretta potete rivederla, perché molti sono arrivati dopo, quindi potete rivederla su tutti i nostri canali e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, buona serata. Buonasera. Arrivederci.